Riprendiamo a bomba con le news parlando di Francis Ngannou, che ha smentito ancora una volta le voci su un suo possibile ritiro dicendo di avere davanti a sé ancora 5 anni di carriera. Non ci sono quindi novità ufficiali sul suo rinnovo con la UFC o il passaggio al pugilato per un grande incontro con Tyson Fury. Passiamo quindi a queste immagini di Marlon Chito Vera, che è tornato in Ecuador per un incontro col presidente, è andato poi a monte, ma il peso gallo UFC ha ricevuto comunque un'accoglienza piena di affetto ed entusiasmo in questa scuola fra foto e autografi. Passiamo ai pesi leggeri con Michael Chandler, che ha postato sui social un video ripreso dagli spalti che mostra il devastante KO a Tony Ferguson da un'angolazione inedita. Intanto la Fight Week a Singapore per UFC 275 sta andando bene, incontro amichevole fra Joanna e Valentina Shevchenko, primo face-off fra il campione Glover e lo sfidante Jiří Procházka con lo sfondo dei Gardens by the Bay, e anche un face-off fra Weili Zhang e Joanna Jędrzejczyk, o come diavolo si chiama, in un abito non proprio da fighter. Thank you. Chiudiamo con Bo Nickel, fenomeno del wrestling statunitense passato ufficialmente alle MMA dopo una lunga preparazione all'American Top Team con Masvidal e altri fighter importanti. Arriva per lui il KO spettacolare in fase di striking nel primo round ad Icon FC, e anche le sue dichiarazioni stanno facendo molto discutere. Se devo essere onesto al 100% con te, se dovessi lottare, e si parla di lotta libera, contro Khabib, lui non durerebbe più di 30 secondi contro di me. Ma io sono un lottatore, lotto da una vita. Lui fa sambo da una vita, ma è uno sport diverso. Sarebbe come chiedermi se riuscirei a fermare Cristiano Ronaldo in una partita di calcio. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao! This is number one bullshit.